tutti da Giovanni, sono in arte Gioare, sono un collaboratore di QDSS e oggi farò il mio primo video parlando di Hateful Eight, il nuovo film di Quentin Tarantino, uscito al cinema qualche giorno fa, e parlerò di questo film con un mio amico con cui sono andato a vederlo assieme e a lui non è piaciuto, a me è piaciuto, vediamo insieme i nostri pareri. Ho già iniziato. Ah, non maledetto. Vabbè, vai, continua. Quali sono state le vostre riflessioni sulla trama e anche su come si è evoluta la storia? Allora, personalmente sulla trama non si può dire niente perché ovviamente si può solo apprezzare o essere d'accordo o meno con quello che ha scritto il regista. Per quanto riguarda la storia, io l'ho trovata abbastanza confusionaria, come se non ci fosse un obiettivo dove si vuole arrivare. Perché mentre, ad esempio, paragonando con i film altri Tarantino, quali Kill Bill o per esempio anche Django, abbiamo subito un obiettivo e quindi possiamo, diciamo, capire l'evolversi del film. Io ho trovato questo film invece abbastanza, da una parte noioso e anche un po' pesante, data anche la durata, e alla fine è come se uno uscisse dal cinema un po' vuoto, senza capire effettivamente quale sia il vero obiettivo di questo film, che in fine ultimo sarebbe il salvataggio di Daisy, però attraverso numerosi dialoghi e molti giri di parole, quindi in sostanza molti dialoghi ma poco concreto. Devo Sì. continuare. Ok, preciso. Secondo me invece il film può piacere o non piacere, ovvero dal mio punto di vista è piaciuto, perché è un classico western dove non c'è una vera e propria morale, una vera e propria storia, ovvero magari la morale può essere mai fidarsi di nessuno, sono otto personaggi tutti contro di loro e quindi non c'è, l'unica morale può essere questa. Però in linea di massima, se uno va a vedere un western, non va a vedere un western per trovare una storia e trovare una morale. In questo magari c'è, è ben spiegata, ovvero il salvataggio di Desi, il salvataggio di una prigioniera che sta per essere impiccata. E magari in altri film come Django, come Kill Bill, come Bastardi senza gloria, la storia era più da intravedere nel contesto, quindi Seconda Guerra Mondiale, oppure Prima Guerra Mondiale, o anche età moderna. Qui invece nella guerra di secessione, e quindi dove vi sono presenti i boi e dove vi sono presenti i prigionieri e quindi i salvataggi di essi. Però in ogni caso è un classico western come quelli passati, degli anni passati, famosi degli anni 50, anni 60, per cui l'accetto e la consiglio per un film che vuole essere visto senza troppi perché, senza troppe morali. Cosa ne pensate dei personaggi? Allora, dei personaggi, benché a me il film in generale non mi è piaciuto, dei personaggi sono cose sia positive che negative, secondo me. La cosa negativa, secondo me, che salta all'occhio, almeno per come è stata per me, è il fatto che essendoci molti personaggi e quindi non concentrandosi su un unico protagonista, è difficile appunto immedesimarsi in uno di questi personaggi nel film, o almeno per me è stato così, come poteva capitare per Bastardi senza gloria o per Kill Bill con Beatrix. E invece una delle cose positive che ho apprezzato è il fatto che hanno ogni personaggio, diciamo, la propria complessità, non esistono né buoni né cattivi a priori, e di contro però questa per me può essere anche una cosa negativa, appunto perché un po' induce chi guarda a non riuscire a riconoscersi in un personaggio, a scapito però magari di una maggiore libertà d'azione di ogni singolo personaggio, appunto proprio perché non è identificabile tra il bene e il male, facendo un esempio il sergente Warren. Allora, a mio dire invece la scelta dei personaggi è stata più che azzeccata, anche se anche io ho notato qualche cosa che non è andata. Allora, la parte che ho preferito tantissimo è stata la scelta di non avere una maschera fissa. Ogni personaggio non aveva appunto una maschera fissa, ovvero quello è il buono, quello è il cattivo, ma ognuno aveva un lato oscuro da nascondere o da difendere, e che prima o poi è saltato all'occhio. Ad esempio, il personaggio del Mandriano, ovvero come cazzo si chiama il Mandriano? Joe Joe Cage è un personaggio che inizialmente sembra essere buono, un personaggio che non ti interessa minimamente alla storia. In realtà poi è forse uno dei più cattivi tra tutti e tra i più violenti. Ok, una cosa che non ho apprezzato invece è l'introduzione tra gli otto
l'inserimento tra gli otto del generale Smithers. Mentre tutti gli altri avevano qualcosa da nascondere, il generale Smithers, oltre ad essere lì per difendere l'onore di suo figlio, in realtà ha iniziato a odiare qualcuno solo perché entra un nero all'interno della locanda e quindi, essendo lui un nemico dei neri e comunque degli afroamericani, dato che vi era stata la guerra di secessione, inizia ad odiare lui, ma non è un vero e proprio odio. Magari gli altri avevano qualcosa da nascondere, la difesa di una prigioniera e i soldi che avevano delle taglie. Lui invece non c'entrava nulla all'interno di quello, e questo un pochettino inserirlo tra gli otto, tra gli odiosi otto, non mi è piaciuto. E una cosa che ho apprezzato, per quanto sarebbe inserire nei personaggi, però lo inserisco nel contesto, è stata la scelta di far vedere ogni personaggio quasi in ogni scena, ovvero ogni scena c'erano quasi tutti gli otto personaggi, il che anche in un dialogo era interessante vedere cosa un altro personaggio in un'altra parte della stanza pensava di quel dialogo tra altri due personaggi differenti, e quindi si poteva intravedere all'interno di una semplice scena anche il pensiero che avevano ogni personaggio e conoscerlo meglio. E questo è stato, secondo me, azzeccato. Ogni personaggio così si poteva conoscere meglio anche in semplici scene. Qual è il vostro parere sulla scenografia? Allora, a mio avviso la scenografia è estremamente ben fatta, si svolge principalmente fra due luoghi che sono inizialmente l'esterno, con la bufera di neve che imperversa in tutto lo scenario, e poi principalmente tutto il film all'interno dell'Empolio di Molly, il cui è estremamente curato in ogni dettaglio, si svolge in una illuminazione molto scura, quindi c'è sempre una sorta di senso di oppressione da parte di chi guarda, o almeno nel mio caso è stato così. E sulla scenografia non si può essere, diciamo, non si può dire nulla di negativo perché appunto è stata fatta in maniera egregia. L'unica cosa è forte che appunto proprio questa cura nei dettagli a volte risulta forse eccessiva e appesantisce ancora di più il film, che già di per sé, sia per la durata che per i dialoghi molto lunghi, rendono il film un po' pesante e poco piacevole. Ok, a mio dire la scenografia è impeccabile, o perlomeno. Come già detto Matteo, la scenografia si divide in due parti. La parte esterna, cosa con tutte le montagne, e grandi boschi e foreste innevate, dove la bufera di neve rende ancora più impervie le zone, e poi la parte interna, che sarebbe una taverna, il mercatino di Molly, molto curato nei particolari, nei dettagli, anche con l'inserimento di particolari dell'epoca, originali, ad esempio la chitarra con cui John Root colpisce Daisy, è un pezzo originale che è stato distrutto, è di un museo, e in cui ci sono anche delle azioni legali in corso. Ma a parte questo vuol far capire quanto il regista tenga a rappresentare al meglio ogni aspetto della storia. Cosa invece non mi è piaciuto della scenografia? Più che altro non della scenografia in sé, ma di come si è cercato di rappresentarla all'eccesso, e rallentando molto le azioni, quindi inquadrature molto lunghe su magari un paesaggio, quindi della durata a volte anche di 10-15 minuti, senza una vera e propria azione, che hanno reso magari al pubblico poco avverso ai western e a queste tipologie di film, ha potuto annoiare questa fascia di pubblico. Ma per il resto nulla da dire, per chi anche con la scelta di avere un grandangolo di 120 gradi e in alcune parti anche 150 gradi, quindi con questa ampia scelta di rappresentazione della scenografia, si è potuto godere al massimo dei dettagli della mole di lavoro che c'è stato dietro. In conclusione, date un commento personale a questo film e lo consigliereste? Allora, alla fine è sempre un ottimo film perché comunque è prodotto da Tarantino, quindi non la dire, però sarà per l'aspettativa che avevo di questo film, o paragonandolo anche agli altri,
Io non mi sento totalmente di consigliare questo film perché l'ho trovato abbastanza noioso. Rimane comunque un ottimo film, però sia per appunto la durata che per i dialoghi che per una serie di motivi io ho trovato appunto abbastanza noioso. Non ho trovato, diciamo, il film che mi sarei aspettato, ovvero un western magari con più azione o scene più d'effetto, ma solo molti dialoghi e molta cura nei dettagli, questo sì, però comunque alla fine non mi sento di consigliare la visione. Ok, io dico questo film invece lo consiglio però con un però, ovvero lo consiglio all'amante del western, all'amante di Tarantino, all'amante della violenza gratuita, a quelli là che comunque apprezzano i dettagli, i lunghi film, senza una trama complicata e senza troppe intrecciature di trame. Quindi a volte anche quelli là hanno il loro lato negativo. Qua invece la trama è ben delineata, semplice, classica, di un classico, appunto, classico western. Il però era riferito appunto alla lunghezza del film, a determinate scene, a determinate meccaniche, che anche ad un amante proprio classico, come magari anche me stesso, che apprezzo questi tipi di film, arrivato a un certo punto mi hanno particolarmente scocciato e annoiato, perché determinate scene rallenti, determinati dialoghi, determinate scelte anche registiche non mi hanno particolarmente colpito. Ottima scelta della colonna sonora, ottima scelta dei costumi, ottima scelta di tutto, indipendentemente dal fatto che sia stato fatto da Tarantino o meno. Il film in generale lo consiglio, però con questa piccola nota. Quindi vedete voi cosa pensate, commentate sotto il video in base a ciò che se l'avete visto o meno. Lui è Matteo, ciao a tutti e grazie alla visione.